Ma io ho fatto una battaglia, continuerò a farla. La didattica va fatta in presenza, noi faremo qualsiasi cosa, costi quel che costi, così come ha detto il Presidente Draghi, per fare in modo che la didattica venga fatta in presenza. La didattica in presenza è fondamentale per i ragazzi, per la socializzazione, per consentire loro di avere relazioni, per crescere, ma soprattutto per formarsi. Allo stesso tempo bene il Green Pass, perché il Green Pass mette in sicurezza non soltanto i cittadini toscani, ma mette in sicurezza anche esercenti, bar, ristoranti, operatori del turismo. Soltanto se si è vaccinati si può stare tranquilli a consumare un pasto in un ristorante, allo stesso tempo frequentare alberghi, agriturismi, spostarsi al mare. Quindi io credo che sia una norma corretta, abbiamo fatto bene a insistere e dai banchi del Consiglio regionale abbiamo sempre difeso queste due iniziative. È corretto anche ragionare sul fatto che il controllo debba avvenire dalle funzioni di controllo, devono essere le polizie municipali, lo Stato a verificare questi aspetti. Serve poi uno scatto in avanti della coscienza collettiva delle persone, solamente se la comunità capisce che serve vaccinarsi per salvarsi la vita, non per bere un caffè, ne usciamo fuori dalla pandemia. Serve sviluppare il progetto degli anticorpi monoclonali che stiamo portando avanti a Siena con grande scienziato Rino Rappuoli, e serve allo stesso tempo però fare in modo che bar, commercianti, attività lavorino, non ci siano più interruzioni di produzione, di consumo e di commercio, ma si possa sempre lavorare e lavorando si possa non vivere di sussidi ma di lavoro. Quindi per poter lavorare in maniera ininterrotta serve essere vaccinati.